Bene, 1, 2, 3, Karin Marzaro! Grazie mille. 1, 2, 3, 6 cheese, noi facciamo 6 font. Ciao a tutti, buon pomeriggio, dopo Luca Sartoni, wow! Ok, allora ragazzi, oggi ho bisogno, anzi in questo momento ho bisogno di un po' di supporto per l'inizio del mio piccolo talk. Quindi quando c'è l'asterisco ho bisogno dell'effetto sonoro. Facciamo, no? Fermi tutti, asterisco, facciamo una prova. Molto bene, possiamo iniziare questo talk. Bravissimi, ciao, questo è mio, sono Karin Marzaro. La prima cosa che leggete sul mio sito è immagini con carattere, perché sono una professionista della comunicazione visiva, nello specifico direzione creativa, visual design e illustrazione. Come mai tutte queste cose insieme? Perché odio annoiarmi, mi piace un sacco fare tutte queste cose e cerco di farle al meglio, ma la mia caratteristica è quella di avere una grande attenzione sia per la cura delle immagini, sia dal punto di vista funzionale che estetico necessariamente, ma anche una grande attenzione verso quella che è la tipografia, i testi. E oggi cercherò di spiegarvi come e perché è importante avere una grande cura e perché è importante avere consapevolezza delle scelte tipografiche che facciamo nella nostra comunicazione. Questa sono io ad inizio progetto, all'inizio di ogni progetto sono in una valle di nebbia, di possibilità di direzioni, ma fondamentalmente noi freelance siamo un po' considerati o a volte ci sentiamo degli eremiti che vivono e lavorano in solitudine, a qualcuno piace, a qualcuno no. Io in realtà sì, lavoro da sola, mi piace questa dimensione da eremita dell'essere liberi professionisti, ma passo le mie giornate insieme a un sacco di gente, tipo Harriet, tipo i signori Garamond, poi c'è Gil Stans, c'è Beatrice, c'è un sacco di gente. Questi sono solo alcuni dei quasi 7000 font installati sul computer sul quale lavoro, che gestisco con un font manager. Ognuno di loro è come se fosse una persona diversa. Ognuno di questi font ha una sua voce, un suo taglio di capelli, una sua camminata, un modo di vestirsi. Ognuno di loro è per me una persona. E ogni giorno noi abbiamo la grande possibilità di modulare la nostra espressività, quello che diciamo e come lo diciamo, semplicemente facendo un click su menu a tendina o scorrendo i font sull'applicazione che utilizziamo per postare sui social. Ognuno di questi font, di questi signori che abbiamo installato, ci fa o meno un servizio comunicativo. Basi velocissime, font deriva dal francese, fuso, significa fuso, perché ovviamente ai tempi della composizione tipografica le singole lettere erano dapprima incise nel legno, successivamente fuse in una lega di piombo. Piccolo aneddoto, la parola rifuso deriva da qui, quando un carattere si usurava per il troppo utilizzo andava rifuso per evitare errori e ricomposto. La grande diatriba fra la font e il font si spiega così, ovvero quando diciamo carattere tipografico noi ci riferiamo ad un alfabeto con una certa coerenza visiva, quindi il Baskerville è un carattere tipografico, l'Helvetica è un carattere tipografico, l'Arial è un carattere tipografico, mentre quando diciamo font ci riferiamo al file installato sul nostro computer con il quale riproduciamo, stampiamo e eseguiamo il testo che dobbiamo comporre. La famiglia è tutta la serie di varianti di peso di un unico carattere tipografico, quindi ovviamente ci sono famiglie molto estese. Quando scegliamo un font per un progetto è importante verificare che non sia presente un solo peso, ma che ci dia almeno la possibilità di avere un bold, un grassetto e almeno un italic per poter modulare al meglio la nostra comunicazione. Piccolo riassunto visivo. La grossa differenza dei caratteri si fa, vado per massimi sistemi, fra la presenza e l'assenza di grazie. Le grazie sono questi terminali disegnati, nati originariamente per una questione tecnica, ovvero ai tempi dei romani, quando venivano incisi sulle lapidi,
andavano chiusi, quindi gli scalpellini fisicamente avevano bisogno di chiudere le lettere, i terminali delle lettere. Da lì nascono le grazie. Nell'evoluzione della tipografia dei font sono state tolte e quindi siamo arrivati ad una classificazione dei caratteri che nella maggior parte dei siti è suddivisa così: i lineari, i graziati, gli egizi e poi abbiamo tutto il mondo dei caratteri display. Ma perché è importante conoscere l'importanza dei caratteri tipografici? Ho tre perché. Il primo è questo: innanzitutto per essere leggibili, soprattutto quando parliamo di slide, di presentazioni, ma anche di contenuti social. Di conseguenza, per veicolare al meglio le informazioni, quindi sì, diamo valore, diffondiamo il valore, ma molto spesso noto, soprattutto in ambiti aziendali, che queste informazioni non vengono veicolate nel modo ottimale, e soprattutto per essere interessanti. Questa per me è la slide. Come la musica, come la danza, come tutti i linguaggi che cercano di dare grazia al linguaggio, la tipografia è un'arte che può essere utilizzata molto bene o molto male, perché può manipolare sia le emozioni che i comportamenti. Visto che è un atto di interpretazione, necessariamente può essere un'occasione per elevare il nostro contenuto o per banalizzarlo. Diciamo che la buona tipografia dovrebbe avere delle caratteristiche generali. La prima è che dovrebbe garantire una buona esperienza utente, mi viene da dire. Penso vi sarà capitato spesso di iniziare ad approcciare un testo, un libro, qualche tipo di contenuto e mollarlo dopo un paio di righe perché non ce la si faceva. Quindi la prima cosa che dovrebbe fare un buon carattere tipografico è quello di essere invitante, di metterci in uno stato rilassato, di attenzione, farci sintonizzare con il contenuto e darci già l'idea del tipo di contenuto prima che i nostri occhi e il nostro cervello inizino a leggere cosa c'è effettivamente scritto. Salto qualcosa. La tipografia può avere anche la capacità di creare uno scollamento fra il contenuto e il significato. Qui ho riportato alcuni documenti molto importanti. Capita a tutti andare, non so, all'ospedale, andare nell'ufficio amministrativo, vedere le comunicazioni in Comic Sans. Io non ce l'ho col Comic Sans, è il Comic Sans che ho usato male. Quindi io faccio parte dei grafici che non odiano il Comic Sans, io odio il Papyrus, ma per un altro motivo. Però qua ci sono alcuni esempi. Il più eclatante, quello che mi fa più sorridere, è stato il CERN di Ginevra, che quando ha fatto la conferenza stampa di presentazione dei dati che confermavano la presenza del bosone di Higgs, ha fatto tutta la conferenza con le slide in Comic Sans. Quindi potete immaginare l'autorità che conferivano queste slide in Comic Sans. Questo è un piccolo estratto, però voglio dire, stiamo parlando del bosone di Higgs, la scoperta più importante degli ultimi decenni di studio e di ricerca, no? E la racconto così. Quindi appunto questo scollamento è uno dei temi più importanti da considerare. Qua vi faccio vedere lo stesso testo impaginato con gli errori più comuni. Quindi, come vi dicevo, la tipografia del testo dovrebbe avere una gerarchia, dovrebbe avere degli spazi bianchi. Come per la musica, i silenzi rendono importanti le note, così in tutto quello che è grafica, che è visual, che è immaginazione, che è testo, lo spazio bianco dà importanza allo spazio nero, che è il contenuto. Gli allineamenti sono un'altra cosa molto importante e molto delicata, quindi spesso vi sarà capitato di avere l'occhio che rimbalza da una parte all'altra, testi giustificati dove non andrebbero giustificati, che creano buchi bianchi in mezzo, tutta una serie di cose. Papyrus. Testi centrati. Vedo newsletter in papyrus. Vedo newsletter allineate col testo centrale, dici: ma perché? Che il mio occhio arriva in fondo e dopo non sa più dove deve ricominciare, aiuto, che dramma. Stesso testo con alcune regole di base, vedete che il nostro occhio sa perfettamente dove è il titolo, che quello è un sottotitolo, che c'è un elenco puntato di cose da fare, quindi, come vi dicevo, io posso fare un servizio al contenuto o posso fare l'esatto contrario. Self-explaining. Perché numero due? Per essere consapevoli delle associazioni che creano e di come ci influenzano. Anche qua self-explaining, penso, no? Solo guardando i nomi, almeno di alcuni di questi, sono sicura che nella vostra testa c'è il suono di Netflix, il colore della Mentadent, Lego. Cioè, parte già l'immaginario associato. Quindi questo è perché dentro di noi, negli anni, abbiamo costruito questa libreria di associazioni che automaticamente
noi con tutto quello che è comunicazione andiamo a soleticare e a far emergere. Allo stesso modo, come vi dicevo prima, un carattere ha la capacità di portare con sé una serie di informazioni che arrivano prima che il mio occhio e il mio cervello leggano effettivamente quello che c'è scritto. Lavoriamo molto sullo stereotipo, certo, non è stereotipo inteso in modo dispregiativo, ma è stereotipo inteso, come vi dicevo prima, in quello che è il vocabolario comune di informazioni alle quali tutti più o meno attingiamo. Quindi, attraverso il testo, io posso essere sarcastica, o davvero sarcastica, posso viaggiare nel tempo. Anche nella tipografia ci sono delle mode, quindi questo è un Cooper, è un font disegnato negli anni 20, che però è stato molto utilizzato negli anni 60. Nel 2021 è stato disegnato questo che si chiama Bogart, che riprende esattamente la geometria, le forme di un carattere del Novecento usato negli anni 60 per richiamare quel tipo di estetica. Questi sono alcuni dei font più con le tendenze tipografiche più recenti. Posso far percepire un rumore, posso dare una sensazione, posso esasperarla o posso fare l'esatto contrario. Posso essere antiquato, posso essere contemporaneo, morbido, spigoloso, posso dare un'idea di matericità o l'esatto contrario. Questo è il grosso problema che incontro ovviamente nel mio lavoro, facendomi pagare per disegnare le identità visive. Molto spesso mi ritrovo nella situazione in cui persone, professionisti, aziende arrivano da me e mi dicono: ho speso un sacco di soldi da un'agenzia, mi sono fatta fare il logo, tutta l'identità visiva non mi rappresenta, o non sono io quella cosa lì. Oppure molto spesso tante persone se la fanno da soli, un profilo altissimo, una competenza incredibile, però come esce, come si presenta, come la persona che lo fa nel passatempo. Ci sono stati vari esperimenti di percezione collegati alla tipografia e alla comunicazione visiva. Questo è uno tenuto da Sara Hinman, che è una ricercatrice proprio in questo ambito, relativo ai packaging delle caramelle. Però, visto che siamo in Veneto e io sono friulana, vi cito l'esperimento fatto con le bottiglie di vino. Inutile che vi dica: stesso vino in due bottiglie con l'etichetta diversa, etichetta prestigiosa, col font calligrafico, laminato oro, laccato, fighetto. Bottiglia vicino con l'etichetta un po' più andante, un po' più da osteria, la percezione dei sommelier è stato che ovviamente quello con l'etichetta figa era un ottimo vino e l'altro era un vino un po' così. Stesso vino, gente che lo faceva, quindi comunque dici: ok, la percezione. Perché numero 3? È importante conoscere e sapere come la tipografia ci influenza e di conseguenza veicola anche i nostri valori per comunicare chi siamo. Cosa è importante per noi? Cosa vogliamo far percepire alle persone che arrivano sul nostro sito, che prendono il nostro biglietto da visita, che incappano sulla nostra comunicazione social? E soprattutto per distinguerci da questo coacervo di template, di cose preconfezionate che sono dappertutto. Ovviamente sappiamo che il 90% della comunicazione è non verbale e che anche quando non comunico sto comunicando, ed è per questo che il font, così come l'abito, fa il monaco. Alcuni esempi: la nostra personal trainer di CrossFit, Sara Tispiezzo, istruttrice pazzesca, però si presenta come una wedding planner e quindi sicuramente non sta facendo un buon servizio a se stessa come professionista. Anche Marco Forbici, che fa confezioni handmade, artigiano, raffinatissimo, pregiatissimo, però con una presentazione di se stesso che potrebbe andare bene per il geometra del comune di Busto Arsizio, cioè completamente povera di ogni tipo di personalità. Allo stesso modo Giulia, che è una bravissima, Giulia Testi ovviamente, che è una bravissima editor e copywriter, per quanto sia un amante del metal scandinavo, sicuramente con un font gotico non sta facendo un buon servizio a se stessa. Uno, perché i gotici non se leggono, ed è per questo che Gutenberg non è diventato ricco come sperava, ma è crepato in miseria, mentre poi i tipografi veneziani sono diventati ricchi, ma questa è un'altra storia. E con un carattere invece più allineato alla sua professionalità, sicuramente riuscirebbe a veicolare meglio tutte le sue competenze e le sue informazioni. Ci sono anche professioni come la nostra, chi si occupa di design, che invece traggono un maggior beneficio nell'avere un
tipo di approccio più neutro, più super partes, perché ovviamente Paulacher è una delle più famose designer, se non avete visto Abstract dedicato a lei su Netflix ve lo consiglio. Quindi ci sono casi in cui la neutralità, la pulizia è la scelta vincente. Il rischio quando andiamo a utilizzare invece tutte le soluzioni preconfezionate, i loghi a 5 euro su Fiverr, ChatGPT da lì, creami un logo a due colori di un professionista che guarda l'orizzonte, ok, è quello uno di non essere personali, di non comunicare noi stessi. Quando lavoriamo con i template molto spesso mi capita di vedere aziende che fanno cose molto diverse con la stessa scelta comunicativa, tipografica, pittografica, eccetera eccetera. Quindi anche qui in realtà con un po' di consapevolezza, un po' di attenzione, un po' di cura in quello che facciamo e come lo facciamo, riusciamo a raccontare noi stessi i nostri valori e cosa è importante per noi nel modo più vicino, più consonante a chi siamo. Come vi dicevo, anche questa per me è una frase chiave che mi guida in quello che faccio. Il testo può veramente veicolare lo spirito. Se i miei valori sono quelli, non so, della sostenibilità, di un certo tipo di etica, di attenzione, e faccio il vignaiolo, sempre perché siamo in Veneto, io sono friulana, è un'azienda biologica, ma comunico come produttore di monocoltura prosecco, c'è un problema rispetto a chi sono, a chi voglio essere, a chi voglio vendere i miei servizi. Quindi molta attenzione, molta consapevolezza e scegliamo bene il carattere che vogliamo parli per noi, perché è come se fosse il nostro braccio destro, il nostro assistente che comunica per noi chi siamo, cosa vogliamo dire e chi vogliamo siano i nostri clienti. Nessun font è stato maltrattato nella presentazione. Ditemi che font usate per le vostre presentazioni o se ne avete uno preferito, se avete qualche osservazione, qualche curiosità che volete condividere con me sul mondo dei caratteri tipografici, perché il tema ovviamente mi appassiona. E basta. Ah, l'ultima cosa, ho un canale Telegram dove condivido solo figate, si chiama Robe UFO e lo trovate qui.